Super super video crypto news oggi ragazzi, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, il primo video di una nuova serie che mi è venuta in mente per inaugurare questo anno 2022. Andiamo a ragionare su quelle che sono le top crypto del mese di gennaio che sto tenendo d'occhio già da un po'. Andiamo a seguire insieme quella che è un'operatività su queste criptovalute, quello che faccio, quello che non faccio, dove stanno andando. Quindi non andiamo più ad analizzare solo unicamente Bitcoin nei video, ma andiamo ad analizzare anche un portafoglio cripto che prenderà la nostra attenzione per un intero mese, sul quale potremmo operare, e vediamo se riusciamo a tirar su quelle che sono le gemme anche di questo settore che sta overperformando Bitcoin ormai da tanti tanti mesi. Ragazzi, ho davanti a me tutte quelle che sono le mie scelte per il mese di gennaio, purtroppo oggi è 5 ma non riuscivo a farlo prima questo video, il prossimo lo faremo ovviamente in tempo, quindi verso la fine di gennaio, i primi di febbraio, così da essere preparati per il nuovo mese. Oggi alcune di queste cripto, non oggi, diciamo in questi giorni, alcune di queste cripto sono già partite a razzo, c'è poco da fare ragazzi, però altre no, e le guarderemo oggi. Una l'ho acquistata addirittura proprio oggi stesso. Ovviamente non vi darò consigli finanziari in queste cose perché, come sapete, non lo è mia usanza, quindi dovete sempre metterci le mani voi poi per capire come, dove e quando, insomma in base al vostro profilo di rischio. Ovviamente però mi piace fare con voi questo tipo di video che rende tutto più operativo e soprattutto dà l'utilità di poter andare ad analizzare anche altre criptovalute, non soltanto dal punto di vista di analisi fondamentale del progetto, ma anche dal punto di vista di analisi tecnica. Non vi nascondo che tutte queste cripto che già abbiamo visto sono state già spulciate da me dal punto di vista anche di analisi fondamentale, ma in serbo anche per voi una serie di video anche su quell'argomento che vedremo oggi. Però ho bisogno di voi, perché se vi piace questo tipo di video ve lo dovete far sapere ragazzi, come sempre, nei commenti, iscrivendovi al canale, ma soprattutto lasciandomi mi piace, e poi nei commenti ditemi sì, ok, va bene, una cosa del genere, la seguiamo insieme o no. Oggi andiamo a vedere qual è il portafoglio, quali sono i livelli chiave, dopodiché seguiremo questi tipi di criptovalute per tutto il mese di febbraio e vediamo che cosa succede. Ho detto febbraio, dopo di gennaio, mese di gennaio, non la taglio questa, la lascio. Va bene ragazzi, allora, a parte i lapsus, andiamo a vedere tutte quelle che sono queste criptovalute. Partiamo dalla prima che ho qui davanti a me, e che è ETH, Ethereum ragazzi. Allora, Ethereum entra all'interno di questa struttura, vediamo se riesco, eccolo qui, a far vedere un grafico già realizzato. Entra in questa struttura delle coin preferite che rientrano nel mio portafoglio per il mese di gennaio, che terrò sotto stretta osservazione per possibili ingressi legati all'intero mese. Fermo restando che la questione sui mercati sarà comunque dipendente da Bitcoin in termini di quella che è la struttura generale del mercato, è anche interessante andare a capire quali cripto possono avere questi pump magari un po' singolari rispetto al re, altrimenti poi restiamo sempre accostati. L'idea di fondo, tra le altre cose ragazzi, è legata ad un pensiero sull'evoluzione del mercato delle criptovalute che è avvenuta nel 2021 in maniera abbastanza netta, ma che io credo possa continuare anche nel 2022, di cui ne parleremo in un video dedicato proprio a un pensiero appunto legato all'evoluzione del mercato delle cripto. Allora, perché ETH? Allora, intanto abbiamo una struttura discendente dal punto di vista di massimi e minimi, quindi trend assolutamente ribassista, quindi sta andando a consolidare questa sua fase di trend. Teoricamente ragazzi sembrerebbe avere una struttura che dovrebbe continuare a scendere fino a metà mese, quindi non ci sono reazioni al momento. Quindi cosa significa? Questo tipo di cripto al momento entra nella watchlist del mio portafoglio, ma non entro in termini operativi. Perché? Perché da un punto di vista ciclico l'idea generale di questa cripto è che possa ancora continuare a fare su e giù insieme a Bitcoin, perché è molto correlata a Bitcoin ETH,
e lo posso fare, diciamo, per troppo tempo, al punto tale che entrare anticipando il mercato potrebbe essere negativo da questo punto di vista. Perciò cosa faccio io su ETH, ragazzi? Aspetterò per tutto il mese di gennaio delle inversioni di trend sui massimi degli swing. In questo caso vi faccio capire molto brevemente la questione. Allora, intanto faccio un monitoraggio di tutti quelli che sono le fasi ribassiste, gli swing ribassisti della cripto. Dopodiché, su questi livelli in questo momento, quindi sopra i massimi, in questo momento c'è questo, ma non è stato ancora confermato questo swing, perché dovrebbe andare poi a scendere e farne un altro così. Quindi se lo fa, questo diventerebbe il mio nuovo punto di ingresso. Quindi tutti gli swing al ribasso del mercato avranno un massimo di partenza. Il massimo relativo sarà un punto che io terrò a mente per un'eventuale fase di ingresso su ETH. Quindi ETH la ragiono solo e unicamente a breakout. Ci sono però dei livelli che potrebbero anche essere utilizzati come livelli di buy, cioè dei flash crash molto rilevanti intorno ai $3,100. Ora ragazzi, capite bene qual è la questione: andando a $3,100 e fare un buy the dip lì significherebbe avere un'esposizione alla volatilità a rischio elevatissima. Quindi se fate una cosa del genere, fate molta attenzione, perché rischiate veramente di farvi male. Quindi al momento su questa cripto io sono più incentrato su un buy a breakout dei livelli che vi ho detto. Passiamo alla seconda cripto in questione, che è Osmo, ragazzi. Purtroppo nella questione legata ad Osmo non c'è poco, cioè c'è poco da fare, perché io sono riuscito a comprarla un paio di giorni fa attraverso l'exchange CoinEx, ragazzi. Vi lascio il link in descrizione, uno dei pochi exchange che ha Osmo in SeFi, in SEX, quindi non in DeFi, e sono riuscito a comprarla mettendo degli ordini a gradoni, perché praticamente era inacquistabile, non c'erano ordini di ingresso, eccetera. Allora, interessantissima questa cripto, ma non ha grafico, almeno io non trovo grafico qui, solo quello di CoinEx, appunto, come vi dicevo. Perché l'ho scelta? Perché da un punto di vista di analisi fondamentale, e siccome l'anno 2022 per me sarà un anno dove i DEX assumeranno un grandissimo rilievo, e di questo ne parleremo in maniera abbondante, sono voluto entrare anche su questa criptovaluta. È una posizione un po' non mensile, ragazzi, è una posizione un po' più di medio periodo. Vediamo dove arriva, perché da un punto di vista grafico non ci sono segnali che si possono, diciamo, analizzare, o almeno non così. Dovremmo andare a prendere il grafico direttamente su CoinMarketCap. Eccolo, ragazzi. Allora, questo tipo, per andare ad avere una idea generale di come si sta muovendo questo tipo di strumento, per esempio su tutto l'orizzonte, e vedere un po' che ha sfondato praticamente tutti i suoi massimi. E in price discovery i volumi sono estremamente importanti. L'unica cosa, ha una capitalizzazione di mercato estremamente accettabile, ma la fully diluted market cap, quello che è invece il reale valore, è molto alta, ragazzi. Quindi da questo punto di vista non so se resterò su questo investimento per un po', per un tot di tempo. Allora, l'ingresso è andato a buon fine, perché oggi si è messa a sparare, sta facendo più 30, e quindi ovviamente sta andando abbastanza bene, ragazzi. Però se chiudo questa posizione, ovviamente lo faccio solo unicamente in ambito di analisi fondamentale, vi comunico la questione. Allora, andiamo a Rare invece. Quest'altra criptovaluta ha un grafico totalmente diverso rispetto al precedente, perché a differenza delle altre si acquista, diciamo, sulla parte bassa. Anche su questa cripto, come su ETH, sono in attesa di quella che è un eventuale breakout di questa area, ragazzi. Allora, è una criptovaluta estremamente leggera, quindi anche molto molto rischiosa, tra le altre cose ovviamente legata al mondo dell'arte, quindi Super Rare e il progetto NFT, eccetera. Quindi una cripto abbastanza conosciuta, ragazzi. Però mi piace questa struttura di inversione, potrebbe in effetti
aspetti, andare a disegnare qualche settimana rilevante e andarsene a rimbalzare magari in quest'area, cioè andando vicino a 1.41, che potrebbe essere un'area di resistenza. Poi, come si sa, questo tipo di cripto che hanno ad esempio market cap veramente bassissime, anche se diluita diciamo è tanto, ragazzi, però la market cap è veramente bassa, nel momento in cui hanno dei balzi bisogna starsi molto attenti, ragazzi, perché vi fanno dei candeloni anche a livello settimanale, come vedete, anche intorno al 40%, qui 50-60, qui 50%, qui vabbè, nel lancio addirittura 120. In questo momento siamo a più 11, quindi in questo caso sulla settimana si compra ancora bene. Attenzione, perché questi shadow, vedete, al rialzo sono un classico di questo tipo di strumenti, che se da una parte, ragazzi, andiamo a prendere qualcosa che può esplodere, dall'altra dovete essere leggerini quando andate a comprare questo tipo di criptovalute. Perché sono molto sottili, quindi possono esplodere al rialzo ma anche farvi questi shadow e poi ritracciare, quindi falsi break. Quindi questo è il livello per quanto riguarda Rare, non sono ancora entrato qui ma in fase di attesa. Allora andiamo invece all'altra FTM, Phantom. Ne abbiamo già parlato nel precedente video che ho fatto a fine mese di dicembre. Phantom era entrata in una di quelle che erano le coin di quel periodo. Tutte quelle coin, ragazzi, hanno sovraperformato, sono andate benissimo. Motivo per il quale, ragazzi, ho anche deciso di andare poi a fare questo tipo di nuovo format di video, perché ho detto benissimo, andiamo a fare queste toccate fughe sulle coin, poi però non le seguiamo magari, ed è peccato perché veramente hanno fatto i numeri. Se andate a vedere per esempio quel video lì, ci sono i due buy anche su Sushi, per esempio, sono stati esemplari. Il buy su Atom, ragazzi, è stato esemplare. Insomma, tutto quello che era all'interno di quel video ha dato grandi risultati. Allora, qui su Phantom abbiamo il buy 1 e il buy 2. Phantom è un super long, non vi credete che ci sia in questo momento magari il problema legato al fatto che questo rialzo non possa continuare, perché è proprio dal superamento di 3.27, quindi 3.3 dollari, che teoricamente si passa in price discovery. Quindi questa potrebbe essere una fase abbastanza lunga. Non mi sovraespongo su Phantom perché a livello ciclico in realtà siamo in una struttura che potrebbe indicare che siamo vicino ai massimi del ciclo in questione da 76 barre. Quindi anche su Phantom, ragazzi, io in questo momento, chi ha seguito magari quel vecchio video, a questo buy, questo invece è nuovo ma è praticamente vicinissimo, quindi non è un buy diciamo di grande rilevanza. Li gestirò più che altro in trailing stop, questo tipo di ingressi, ragazzi, mentre se volete tentare invece, se qualcuno di voi diciamo non ha non è riuscito a entrare su questi video e vuole tentare, questa area giù sarà un'area di possibile buy, quindi intorno a 2.5-2.4. attenzione, perché un eventuale reverse diciamo sotto questi livelli sono accettabili, ma sotto questo qui, cioè sotto i 2.20 circa, no, diventa uno stop. Quindi Phantom ancora long, la seguiamo fino alla fine del mese e vediamo che cosa se ne combina. SNX invece è una nuova gemma che mi piace tantissimo, ne ho parlato nella mia Academy 3-4 giorni fa, indicando che era una gemma secondo me per i prossimi mesi. In questo momento sta dando buone indicazioni, ma parte anche dal basso, quindi questo tipo di criptovalute sono interessanti, un po' come gli Earn Finance, perché è una cripto che ha già dato, ragazzi, nel passato, quindi ha già eliminato tutto quello che è il classico pump and dump, ha già eliminato tutto quello che nella DeFi sono i programmi per esempio di lancio protocollo, e che poi magari non va bene, quindi quei classici pump dovuti magari al farming del token, tutto quello che è il risvolto. È anche però un settore che non so se il mercato riuscirà nell'anno 2022 in effetti ad accettarlo, perché
Ragazzi, perché è un settore molto dedicato ai trader, il settore dei derivati in generale, quindi bisogna un po' vedere, secondo me devono entrare proprio a click una serie di questioni, quindi sul medio-lungo periodo ci starei attento, ma sul breve mi era piaciuta tantissimo perché ancora una volta ha avuto questo stesso tipo di pattern di inversione, quindi quella che è stato l'arrivo qui e poi il break è avvenuto esattamente nella giornata del 3 di gennaio. Ci sono anche altri livelli raggiungere che è quest'altro qui e poi tra le altre cose potrebbe essere anche in una buona fase ciclica perché sono passati dall'ultima struttura ciclica 400 giorni, quindi nulla vieta che magari si sia chiuso qui una struttura ciclica di natura annuale, ragazzi. Tra l'altro rialzista, anche se non è stato un granché visto i botti delle altre criptovalute, però avere una cripto così è sicuramente accettabile per quanto riguarda una fase up. Perché? Perché poi possono innescarsi cose del genere di cui ovviamente, ragazzi, poi ci accorgiamo solo alla fine. Quindi assolutamente buy per me ancora su SNX, ovviamente anche questa in assoluto trailing stop, quindi i tentativi di discesa al di sotto di questo minimo vanno breccati in stop loss inevitabilmente perché non si sa poi dove andiamo a finire. Comunque monitoriamo questa cripto. L'altra è Sushi, ragazzi. Sushi che in questo momento è la più debole di tutte le cripto che stiamo vedendo, proprio probabilmente dovuta alla questione che insomma ancora non si capisce bene dove voglia andare con le novità legate al progetto di Daniele Sesta. Allora, la questione legata a Sushi. Vi dico francamente, l'ingresso di Sushi dovrebbe avvenire oggi, cioè esattamente qui, ragazzi, in questo minimo. Comunque anche i prezzi di oggi non cambia niente per un ingresso di questo tipo. Lo so che è un 10%, però siamo nell'ottica di un mese, quindi va benissimo così. Però, ragazzi, qual è la questione? È un po' debole, quindi io un ingresso del genere lo terrei fortemente monitorato in quanto fino al superamento dei precedenti massimi a 11 dollari circa è pericoloso stare su questo token. C'è da dire che però, ragazzi, anche Sushi sembrerebbe indicare una specie di conclusione di quella che è una fase ciclica importante, uguale ad SNX, molto simile. Alcuni di queste criptovalute hanno tutti una fase ciclica autonoma che stanno gestendo in questo modo. Anche per questo le ho messe dentro questo paniere per gennaio, ragazzi, e dopodiché, insomma, dovremmo stare attenti e capire un po' il da farsi. Se brecca questi livelli, ragazzi, fa un pampone subito. È questa la questione. Perciò bisogna gestirla bene perché poi arriva a 15 nell'arco di pochissimo. Ve lo dico in maniera molto chiara. Comunque oscilla, magari lo fa in una giornata. Quindi, se siete dentro, siete dentro. Se siete fuori, siete fuori. Quindi, probabilmente un livello di ingresso sarebbe giusto per la questione di rischio oggi all'interno di questi prezzi. Quindi, con questa candela verde che sta facendo, al di fuori di questo, poi questo eventuale minimo sarebbe da utilizzare come un eventuale stop. Quindi Sushi anche da monitorare. Link, ragazzi, ho appena fatto un ingresso sul Link, non succedeva da un anno e mezzo, veramente incredibile. Ho fatto questo ingresso, ve lo dico in anteprima perché ancora non l'ho scritto in Academy, ve lo dico perché l'ho fatto prima e adesso dovevo registrare il video, lo dirò tra poco, insomma. Contro BTC, in realtà, quindi ho preso dei Bitcoin e l'ho switchato in Link, quindi non è stato un acquisto contro dollaro. Oggi la guardiamo comunque contro dollaro, però anche questa ha una bella forma e soprattutto viene da una fase ribassista notevole e potrebbe aver concluso dei cicli assolutamente rilevanti. Vi faccio vedere anche la cripto contro BTC perché mi era piaciuto di più quel grafico, sono sincero, ragazzi, il grafico contro Bitcoin mi dava una maggiore efficacia in termini ciclici, cioè si vedeva un po' meglio quella che era la struttura ciclica della cripto. Vedete intanto che l'ultimo probabilmente è iniziato qui, è finito probabilmente in questa fase. È vero che è un po' cortino, ma sembra proprio un ciclo annuale classico. Tra le altre cose, su Link ha avuto un excursus già abbastanza rilevante nei
nelle precedenti fasi cicliche, e quindi ragazzi anche qui viene fuori da una serie di rialzi e di ribassi. Ecco, qui per esempio è abbastanza difficile andare a disegnare le strutture degli annuali contro Bitcoin, perché sono su e giù, su e giù, su e giù, quindi poi dovremmo fare un'analisi, ma figuratevi, non ci importa il passato, ci importa il futuro, quindi non ci interessa più di tanto. Qui invece, passati questi 3,50, ragazzi, sembrerebbe aver iniziato una bella fase contro Bitcoin, quindi sono entrato intorno a 0,52 qualcosa, 53 poco fa, su Binance, trasferendo alcuni BTC. Andiamola a vedere comunque, a parte questa, che magari la rimettiamo così ce la ritroviamo di lei. Andiamola a vedere anche contro dollaro, perché poi i livelli li ho indicati contro dollaro. Anche questa, ragazzi, nuova fase ciclica probabile. Andiamola a monitorare, soprattutto se continua questo trend, perché ha 30, 32, 38 come livelli di resistenza per tutto il mese, mentre questa zona qui è un livello sotto il quale tecnicamente dovremmo andare in stop della posizione. Anche LINK, ragazzi, assolutamente in questa fase va benissimo anche diciamo entrare e gestire la posizione. Ricordatevi che non vi sto dando consigli finanziari, queste sono le mie 7 criptovalute per il mese di gennaio. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, sono tutte in super verde oggi, lo so ragazzi, ma io acquisto sulla forza, non sui ribassi, perché questo tipo di logica, cioè di investimento per un mese, non ha molto senso fare i buy the dip, perché potrebbero essere lunghi buy the dip, magari una coin si riprende dopo 5-6 mesi, quindi non è che abbia molto senso per gestire delle posizioni a livello mensile. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, quali di queste vi piacciono, quali di queste non vi piacciono, quali di queste avete in portafoglio, quali no, e se vi piace questo format. Noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video e vedremo che cosa succederà, le seguiamo insieme. Ciao ragazzi!